Un mistero lungo 5 mesi, quello che avvolge la morte di Liliana. Un mistero in cui si intrecciano interrogativi aperti, mezze verità, oggetti perduti e poi ritrovati. La mattina in cui Lilly scompare non porta con sé la borsa con il portafogli. La forse dimenticata? Strano per una donna come lei, organizzata, precisa, con sé non ha nemmeno i suoi 2 cellulari. Altra anomalia, visto che sarebbe dovuta passare al negozio di telefonia. C'è un altro oggetto da cui non si separa mai, la fede nuziale, sempre al dito da quando si è sposata 17 anni fa. La porta quando va in bici al mare, mentre cucina, ma non quella mattina. Come mai? È trovato in una bustina. Ci sono anche le fedi della mamma, la catenina, e queste le darò al fratello perché appartengono a loro. Queste cose qua. La fede di Lilly me la tengo io, però. E poi perché Lilly quel giorno, invece delle chiavi che aveva normalmente, ha portato con sé una copia con una L blu che non usava mai? Non solo, Lilly la mattina del 14 dicembre, prima di scomparire, avvia la lavatrice. La sera del giorno successivo, il 15, Sebastiano utilizza di nuovo la lavabiancheria con la candeggina per alcuni abiti della moglie. Ho fatto la lavatrice, che ha usato un litro e mezzo di varechina, e ha chiesto al mio genero se ha fatto giusto. E quando è venuto qua, che me l'ha raccontato, gli ho detto, ma scusa, ma cosa avevi da lavare se Liliana aveva già fatto la lavatrice? Ma sì, 2 cosine di Liliana. Questa è stata la sua risposta.